Ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. So che la qualità al momento è molto bassa ed è perché sono quasi le 3 di notte. Quindi non posso accendere le luci e soprattutto non posso parlare ad alta voce perché Carly sta dormendo dietro di me. Mi è venuta infatti un'idea fantastica. Voglio provare a registrare una mappa horror di notte e devo cercare in tutti i modi di non urlare. Altrimenti probabilmente i miei vicini si svegliano e si arrabbierebbero. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate un mi piace e adesso farò del mio meglio per non spaventarmi. Ragazzi, come vi dicevo, non posso parlare ad alta voce, sono le 3 di notte e se mi metto a urlare i miei vicini mi sentirebbero. Sarebbe un grande problema. Allora, a quanto pare i miei amici sono già entrati all'interno di quella magione là sotto, ma non sono più tornati. Hanno passato tutta la notte là dentro. Cosa c'è all'interno di queste ceste? Ok. Bene, bene, del cibo, delle frecce, una bussola. Prendiamo tutto, prendiamo tutto. Queste sono le nostre tende dove ci siamo accampati. Ok, la balestra, piccone e direi anche lo scudo. Mi serve, lo prendiamo. Oh, mamma mia ragazzi, se mi metto a urlare è un problema. Sapete bene che io sono un fifone con le mappe horror. Me la faccio sempre sotto e faccio degli urli stupidissimi. Non mi preoccupo troppo di Carly perché lei comunque riesce a dormire anche quando registro la vita in città e lì solitamente urlo. Ho più paura dei miei vicini. Penso che si arrabbierebbero tantissimo se tirassi un urlo gigante. Ok, allora che cosa abbiamo? Delle ampolle? L'esperienza, bene, utilizziamole. Vedo già dei mostri in lontananza. Chissà che cosa ci potrebbero servire questi livelli. Il cannocchiale prendiamolo, non si sa mai. Ok, bene, ci sono già degli zombie che hanno una faccia veramente orribile. Allora, prendiamoci di coraggio e entriamo all'interno della magione. Oh, piano. Ok, è un po' creepy, è un po'... Che brutto lo scheletro. Santo cielo, non mi devo far vedere, non mi devo far vedere. Allora, se si tratta soltanto di mostri di Minecraft normali, wow, ritexturizzati, non è un problema, non mi fanno paura. Questa magione un po' però mi fa paura, è spettrale ragazzi. Entriamo. Devo andare alla ricerca dei miei amici. Sono sicuro che riusciremo a trovarli. Allora aspettate, mi metto la spada, che è meglio dell'ascia in questa versione. E la bussola che cosa mi indica esattamente? Cos'è questa? Una cripta? Un cimitero tipo? Posso entrare? Io, ma chi me lo fa fare? Protezione 2! Bene, 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 bene. Se trovo una corazza migliore posso inserire questo protezione. Che cavolo è stato quell'urlo? No raga, ditemi che l'avete sentito. Oh mio Dio. Prendi tutto, prendi tutto. No, 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 non va bene. Gli urli no, se mi spavento urlo pure io. Non va assolutamente bene, questo ottimo. Proviamo a entrare. Bene, quindi un cimitero. Promette alla grande, fantastico. Una tomba aperta. Proviamo a entrare. C'è scritto fai attenzione. Lo immaginavo. Chissà. Ah! Che cosa cavolo sei? Che cosa cavolo sei? Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi, ho il cuore in gola. Oh mio Dio, ho il cuore in gola. Ho i brividi, ho i brividi. Cosa cavolo era quel coso? Carica la balestra. Vedo le sue mani. Provo ad aprire. Mi prendo di coraggio. Che schifo, che schifo. Muori, muori, muori. Parassita schifoso. Sei orribile. Non mi attaccare, non mi attaccare. Prendi questo. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo minimamente. Prendi tutto. Tecnicamente lo scopo della missione è quello di trovare i miei amici e riportarli sani e salvi nel campeggio. Ma perché cavolo sono entrati qua dentro? Allora, ho trovato un libro a filatezza. Mettiamolo alla spada. Molto bene. Ma chi me lo fa fare? Ma perché? Perché sto facendo una cosa così stupida? Giocare alle 3 di notte al buio. Ha una mappa horror. Controlliamo le ceste. Ok. Piccone migliore. Utilizziamolo. Gli occhi dell'End magari mi serviranno a qualcosa. Questa è vuota. Procediamo oltre. No, aspetta. Vuota anche questa. Ok. Bene, sembra... No, 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 no. No, 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 no. Non t'avvicinare. Maledetto, non t'avvicinare. Maledetto, non t'avvicinare. Maledetto, non t'avvicinare. Oddio, 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 oddio. Veloce, veloce, veloce. Oddio, ce n'è un altro. No, 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 no. No, 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 no. Come cavolo faccio adesso? Aspetta. Prendiamo questa corazza. Me l'avevano detto di stare attento. Ragazzi, ne ho visti due. Ne ho visti due. Devo essere veloce. Devo riprendere tutta la mia roba, ucciderlo e cercare di capire che cosa cavolo sta succedendo all'interno di quella magione maledetta. Mi sento il cuore in gola. Non giocate a Minecraft alle 3 di notte, ragazzi. Perché ho come l'impressione che qualcuno mi stia spiando da quelle finestre? Devo riprendere tutta quanta la mia roba. Soprattutto la spada. Eccolo. Non mi attaccare. Stammi lontano. Stammi lontano, maledetto schifoso. Schifoso, vai via. Vai via. Ah! Chi è? Chi è? Chi è? No, 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 no.
ragazzi, ce ne sono altri. Ma come? Ma come fanno? Come fanno? Oddio, 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 oddio. Mi insegue, mi insegue, mi insegue, mi insegue, mi insegue, mi insegue. Chiudi la porta. Ok, ho la spada, ho preso tutto. Ho lo scudo. Dov'è la balestra? Eccola. Carica la balestra. Muori. Va via, maledetto schifoso. Ragazzi, che paura che fanno, che impressione. No, 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 no. Un altro. Ma a volte camminano e a volte gattonano. Che strane creature. Ok. Oh, oh, chi è? Da dove arrivano queste frecce? E tu? Guardalo! Mimetizzato! Muori. Cosa credi di fare contro l'imperatore? Ok, qua c'è dell'altra roba mia. Butta via questa sedia. Ragazzi, io me la sto facendo sotto. Chiudiamo tutte le porte. Ok. Protezione. Oh, se trovo una crafting table mi faccio una corazza migliore. Dai, ci sarà! Ci sarà una crafting da qualche parte, no? Dio, oddio, quanto è inquietante questo! Toglielo. Ecco la crafting. Elmetto in ferro, portami fortuna, ti prego. Ok. Bene. Fino ad ora non mi è sembrato che io abbia urlato più di tanto. Carly sta ancora dormendo. Inseriamo il libro protezione 2. Metti le scarpe qui. Proviamo a salire al secondo piano, anche se sinceramente non ne ho troppa voglia. Ok. Inquietantissimo. Dove sono i miei amici? C'era scritto vai a trovare i tuoi amici, cercali. Ok, non ci sono più quei mostri. Aspetta un attimo. Non è che quei mostri sono i miei amici? Forse sono stati morsi e si sono trasformati in mostri? Oddio. Aspetta, se non sbaglio dall'altra parte c'è un'altra scala. Niente sorprese, niente sorprese, per favore. Sto sudando freddo, ragazzi, ho paura. Io odio queste cose. Mi chiedo che cosa può esserci qua sotto. Ecco, io no, io non me lo chiedo. Scendo? Ok, mi devo fare coraggio. Non posso essere un piscialetto. Che cosa c'è? Sono tipo le segrete della casa. Senti un attimo, queste torce. Posizioniamo. Oh, trova la chiave e mettila all'interno della cesta. Quale chiave? Cos'è sto suono? Raga, sento un suono inquietante. Dov'è la chiave? Dov'è la chiave? Dov'è la chiave? Trova la chiave, trova la chiave. Quale chiave? È qua sotto la chiave? Cos'è? Ci sarà una chiave da qualche parte. Mi stai forse dicendo che qui c'è una chiave? Beh, ma io non l'ho vista fino ad ora. O forse l'ho vista e l'ho ignorata? No, non è possibile. Qua? No. Barile? No. Non è che ce l'avevano i demoni? Qua non c'è. C'è una leva. Oh, no, 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 no. Via, 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 via. Posso romperlo? No, non me lo fa rompere. Oh, maledizione. Facciamo così. Questa porta la chiudiamo. E non ne sapremo più nulla. Dov'è sta maledetta chiave? Forse è quassù? È permesso? Qua non c'è. Un altro spawner. Qua? Neanche. Che paura, che paura, che paura. Proviamo a salire al terzo piano. Qua c'è un'altra stanza che non ho esplorato, mi sa. Sì, tutta quest'area non l'ho vista. Mi potrei fare una nuova corazza, ma non so se ne vale la pena. Dai, dov'è la chiave? Allora, corpetto sicuramente. Via sto schifo. Bene. Qua forse? No. Salve. Qualcuno ha visto una chiave? Sarà lassù. No? Il ferro prendiamolo. Oh, chi è? Che era? Avete sentito? No, 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 i brividi, i brividi, i brividi. Qua? Dove cavolo è la chiave? Cos'è che ha fatto quel suono? Qui? No? Diamante, nederite. Aspetta un attimo, qua si può ancora salire. Oh, ma quanti piani ci sono? Ok, niente chiave. Qua è tutta demolita. Continuiamo a salire. Con lo scudo ben alzato. Oh, no, 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 no. Via, 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 mostro. Via, ho detto via. C'ho l'arco, eh. Non mi fai paura. Non mi fai paura. Niente chiave. Ok, si sale di qua. Niente. Niente. No, raga, non è possibile. Da qualche parte deve essere. Vuoto. Vuoto. Protezione 2. Eccola! Ecco la chiave! Ok, scendiamo giù. Non così velocemente. Bene, bene, bene. Questa dovrebbe aprire la cella frigorifera. Ci sono dei mostri qua giù? No. Inserisci la chiave. Messa. Attacchiamo la distanza. No, maledetto. Prendi questo. Ma cosa sono? Degli SCP? Non mi piacciono i suoni che sento. No, 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 no. No, 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 no. Stammi la larga, stammi la larga, stammi la larga. Oh, ti prego, ti prego, ti prego, non ti avvicinare. Non ho più frecce, non ho più frecce. Non mi mangerai. Dove sono i miei amici? Dove sono? Ragazzi, sembra tipo un labirinto. No, 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 no. Non mi far urlare, ti prego, non mi far urlare. È un labirinto.
sono le fondamenta della casa, ma sono anche un labirinto, mi sa. Oh no, 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 due, oh sì, fermi. Fate buoni. Per favore. Oh mio Dio, sono velocissimi. Ci deve essere un modo. Ok, qua. Qua non mi possono raggiungere, giusto? No, sì che possono. Ah, maledizione. No, basta, ci rinuncio. È troppo spaventoso. Rischio di tirare un urlo e di svegliare tutto il vicinato. Ragazzi, non giocate mai a Minecraft alle 3 di notte.